Buon day, benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi è uscito il video giornaliero. Lo so che ieri ho saltato un giorno di pubblicazione, ma ho un motivo valido. Quando ho pubblicato l'ultimo video, ovvero l'altro ieri, YouTube ha avuto un momento che è stato offline, quindi tanti non sono riusciti a vedere il video. Cioè, per farvi capire, ho fatto anche uno screen, l'ho pubblicato su Instagram. Dopo 2 ore c'erano tipo 1000 like e 200 visualizzazioni, una cosa del genere, cioè buggatissimo. Cioè, non possono esserci 1000 like e 200 visualizzazioni. Ed è stato così praticamente fino alle 6-7 di sera. Quindi ho deciso di lasciare ieri il giorno vuoto in modo tale che poteste vedervi il video che è uscito l'altro ieri, perché non se l'era visto quasi nessuno. Volevo ricordarvi di seguirmi su Instagram giuseppe_basso_barbuto, andare a vedere l'ultimo perché è uscita una sorpresa per voi. E volevo anche dirvi che sono uscite le nuove felpe del mio merchandising Petacolo, che non ho qui purtroppo perché non mi sono ancora arrivate neanche a me. Sono bianche e nere con un ananas qua sul petto. Quindi andatela a vedere, trovate il link in descrizione e il link nel primo commento fissato in alto da me. Mi raccomando, perché sono molto belle, dovete farvele regalare per Natale, anche se è Natale ormai alle porte. Allora, io direi di iniziare questo video. Commentate con hashtag nuovo iscritto se siete nuovi iscritti, vi state per iscrivere ora, o vi siete iscritti o vi iscriverete durante questo video, quindi siete nuovi iscritti. Mi raccomando, però non barate, non fate furboni. Commentate con hashtag nuovo iscritto se siete davvero nuovi iscritti. Oggi cosa farò? Visto che ho letto un paio di commenti dove mi dicevate che nell'ultimo video secondo voi ero rimasto senza idee perché avevo caricato un altro video dei TikTok, oggi ho deciso di fare un prank, visto che a voi mancano tanto, visto che a voi piacciono tanto i miei prank, dove praticamente manderemo io e Matteo una foto a mia sorella su WhatsApp photoshoppata, che ho preso da un profilo Instagram di un tizio che si era rotto la caviglia e quindi era all'ospedale, mettimi a fuoco, con la mia faccia. Quindi non è niente di gravissimo, nel senso, per i moralisti lo ripeterò 2 o 3 volte in questo video perché a volte le cose non le capiscono. Non sto fingendo di avere una malattia grave o qualcosa di grave, perché come ben sapete a me non piace scherzare su queste cose. Semplicemente voglio far spaventare mia sorella dicendole che sono all'ospedale, ma perché mi sono rotto una gamba, ho rotto la caviglia, quindi niente di che. Però secondo me si potrebbe spaventare lo stesso. Quindi io ho fatto photoshoppare una foto che è quella che magari troverete in copertina. Se riesco ve la metto anche qua durante il video. Gliela manderemo e vedremo la reazione. Quindi lasciate un bel mi piace e ora vi lascio allo scherzo. Ok ragazzi, siamo qui, siamo pronti a fare questo scherzo un po' cattivo a mia sorella. Cosa faremo? Noi adesso manderemo la foto su WhatsApp col mio telefono, tipo una foto ovviamente photoshoppata dove sono all'ospedale. Quindi per logica Dovrebbe mia sorella mi vuole bene, dovrebbe subito chiamare per chiedere cosa è successo. Ovviamente nella foto, cioè, si vede che, nel senso, sono lì che sono all'ospedale, ma in teoria sto bene, perché noi gli faremo credere che mi sono semplicemente rotto una gamba andando a pattinare. Così, cosa da poco. Si è rotto una gamba. Si è rotto una gamba. Il bello qual è? Che quando lei chiamerà non risponderò io, ma risponderà Matteo. Entra in gioco lui. E quindi lei si preoccuperà, in teoria, sempre in teoria, perché magari non gli frega niente, però in teoria si preoccuperà ancora di più e gli dirà: passami Giuse, così. E lui dirà: non può, giusto, perché ha sbattuto la testa e non si sveglia, sta dormendo, tipo una cosa così. Adesso vabbè, improvviseremo un po'. Secondo me si prenderà malissimo. Allora adesso le inviamo la foto. Tra l'altro lei è tenerissima, per forza si prova. Guardate, c'è la foto profilo, non so se si vede. Basta la vista. E gli fai sto pezzo. Ah, mi sta già chiamando, volevo far vedere che ha la foto profilo con me. Ok, risponde tu, zio. Viva voce. Ok. Pronto, Marti? Matteo? Tutto bene? No! Cosa è successo? Perché? Mi ha inviato una foto Giuseppe. Allora, però aspetta un attimo, non devi spaventarti. In senso, magari sembra grave dalla foto, ma non è così grave. Ti spiego un attimino cosa è successo. Allora, cosa da nulla, Giuseppe si è rotto la gamba. Come si è rotto una gamba? Che vuol dire si è rotto una gamba? Marti, non prendertela male, però ti spiego un attimo quello che è successo. Siamo andati a pattinare stasera e c'era un po' di gente. Lui per sbaglio è scivolato e si è rotto la gamba. No, ma voi volete far prendere un infarto? Dove siete ora?
La via, voglio la via. No, aspetta, allora. Siamo, diciamo, in ospedale. Ok, ho messo il muto. Non posso stare in Giuseppe. E non può parlare perché, cioè, in questo momento non risponde. Sembra svenuto, sembra, non lo so. Cioè, sembra svenuto. E allora, no, quando è caduto... Marti, allora, quando è caduto ha sbattuto un pochettino la testa e... No, Matteo! No, Matteo! No, aspetta. No, lo dico alla mamma. Cioè, aspetta. Oddio, non so neanche io cosa fare. Marti, ma volete venire qua? Inviami la posizione! In questo momento non possiamo. Ti piglia a volte, via la posizione. E ci hanno detto quell'ospedale che non può entrare più nessun altro. Adesso ci sono io con lui. Ok. E dai, Matteo. Allora, non è una cosa così grave. Però diciamo che no, questo... non si sveglia, non è grave, non si sveglia. Cioè, mamma! Mamma! C'è Giuseppe all'ospedale! No. Andiamo? All'ospedale, è caduto! Sta la gamba! Ma sì, che no, non si crede! Ti posso mettere al telefono? Matteo? Pronto? Ciao! Cos'è successo? No, ovviamente abbiamo messo il muto. Matteo! Non si sente niente. Matteo, parla! Pronto? Non vi sentivo, non c'era campo. Ah, non vi sentivo? No, sono preoccupata anch'io perché non so cosa fare. Matteo, cosa è successo? Perché non parli? Dov'è Giuseppe? Mi passi Giuseppe? Per favore. Allora, ti spiego un attimo brevemente, ma non so precisamente cosa dire. Adesso ti fanno uscire da qua. Allora, siamo andati a pattinare, io e Giuseppe. E lui è caduto? Pronto? Giuseppe? Mi sono svegliato. Ma andate a fare in culo, va? Stavo dormendo, cos'è successo? Mi state prendendo per il culo? Marti, stavo dormendo, cos'è successo? Hai bisogno? Non ci credo. La richiamiamo. Non ci credo. Poi ha chiamato tutti. Sì, alla fine doveva essere uno scherzo a mia sorella. È andata a chiamare mia mamma e si è sentito anche mio papà. Ma ha chiuso, raga, non mi risponde più. Non risponde più. No, sei incazzata. Vabbè, giustamente, si è presa male. Matte, grande. Però, aiuto, stavo ridendo troppo. Non continuava a ridere. Per fortuna c'era la possibilità di mettere muto. Perché sennò era un casino. Aiuto. Era un casino. Ma faceva troppo ridere. Ci perché poi sgamare. È arrivata tua mamma. Sì, mia mamma all'inizio non ci ha creduto, fa ma va a cagare. Poi invece... Poi dietro è arrivato tuo padre. Sì, poi quando ha sentito Matteo ci ha creduto. Comunque è bellissimo. Madonna. Bella, raga. Allora, spero che questo scherzo vi sia piaciuto. Spero che vi sia piaciuta la partecipazione di Matteo. Anche se si vede che deve migliorare un po', non è proprio... devo ancora imparare. Bravo a fare scherzi, devo insegnare io. Comunque... Come avete visto abbiamo fatto uno scherzo, sì, che cioè nel senso è una cosa molto easy, cioè nel senso alla fine se uno si rompe la gamba, sì, gli abbiamo detto che non mi svegliavo, però uno può anche svenire semplicemente battendo un colpo alla testa. Questo l'ho detto per i moralisti che magari mi dicono non bisogna fare scherzi così, non si scherza su queste cose. Semplicemente, non si scherza su queste cose. Non si scherza su queste cose.
Però in realtà abbiamo fatto uno scherzo molto easy, semplicemente rotto la gamba e svenuto. Quindi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, commentate con hashtag fino alla fine se avete visto il video fino a qua e quindi siete veri. Commentate con hashtag nuovo iscritto se siete nuovi iscritti. Non stavi seguendo, se siete veri. Veri? Cosa sono? Veri iscritti. Veri fans, veri iscritti, se fino alla fine. Aiuto. Con un nuovo iscritto lo dico all'inizio. Ah, l'hai detto prima? No, non l'hai detto, devi farla. Quanto sei davanti. Ma la raga. Bella, niente. Molto divertente. Sto ancora ridendo, grande. Ciao.